Caffè americano, tazzo della Sempre, Ceccio sempre. con il log dog per ricordare la giornata come sarà. Partiamo dal quinto posto. Nutella. In quale cucina italiana può mai mancare la Nutella? Assolutamente super duttile, piadine, panini, noi facciamo le banane, banana split, Nutella sempre comunque. Sempre Nutella. Quarto posto, il pane. Oh, ovviamente unito alla Nutella, unito agli affettati, unito alla scarpetta alla fantastica, al ragù. Unito a. Ma racconta che se non c'è il pane non mangi la pasta. No, no, non ha senso mangiare la pasta senza poter fare la scarpetta col pane, quindi. Io cerco quarto di posto il pane. Terzo posto, il caffè. Aia, bravo. Avrei il messo caffè, al primo posto, però va bene. Che in realtà è più per la Ceccio, però va bene, anche a me piace molto il caffè. Altrimenti non mi sveglio. Ovviamente ogni mattina la principessa vuole il caffè a letto, quindi. Caffè americano. Piccolo dettaglio. Americano con due cucchiaini di zucchero, se arrivano due e mezzo sono disastri, se arriva uno e mezzo ancora peggio. Quindi non è vero. Caffè americano, tazzo sempre, della Ceccio con il hot dog per ricordare la giornata come sarà. Non ho capito molto bene la battuta perché in realtà l'altro riprende un po' la mia argentina, però vabbè, fa niente. Momento assaggio. Non ha lo zucchero, mi hai fatto il figo, due, tre cucchiari, due e mezzo, non hai messo manco una. Preso così la concentrazione. Però vabbè, dai, mi devo abituare che non è che fa tanto bene lo zucchero. Secondo posto, la pasta. La pasta. Direttamente mai... dall'Italia. Mai fatto fino mangiare la pasta integrale. C'ho un sacco di. Ah sì, di ecco, pasta ovviamente. Solo ed esclusivamente normale, non integrale, non al farro, non al kamut, pasta di grano, tenero duro, di grano comunque, quindi... Non entriamo nei dettagli, siamo lì. Ecco. E al primo al posto? Al primo posto? Ta-ta-ra-ra, acqua frizzante. Che non è una buonissima pubblicità in realtà, però... Le bollicine ci piacciono. Le bollicine ci piacciono, anche nel vino siamo dei grandi appassionati di bollicine. Però l'acqua frizzante è quella che dall'inizio ci ha legato perché beviamo acqua solo ed esclusivamente frizzante. Che frizzante che sei. Wow. Dai. Eccola qua.